Ciao, se ancora non lo sai, io sono Paolo Brada e ti do il benvenuto nel mio laboratorio. Prima di lasciarti al video, Ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale se non vuoi perdere i video che usciranno in futuro e se magari attivi anche la campanellina riceverai sicuramente le notifiche quando i video usciranno. Tutto ciò è gratis, quindi non preoccuparti e non avere timore di farlo. Bene, penso di aver detto tutto, io ti lascio al video e ti auguro buona visione. Questo è ciò che rimane della mia sedia da ufficio. Ovviamente, avendolo acquistata una quindicina di anni fa, ha fatto il suo tempo. Come spesso succede a quelli in ecopelle, la pelle si è distrutta. Io ho messo una sorta di coprisedile nel frattempo, però anche l'imbottitura si è lasciata andare. Lo schienale non è neanche così in cattive condizioni. Forse un pochino si sta spaccando la plastica qui in alto. Problema più grosso nella parte del pistone, che come vediamo non dovrebbe assolutamente fare questo movimento. E oltretutto non riesce più a restare bloccato quando si regola in altezza. Questo qui vediamo anche dell'olio qua sotto, ciò vuol dire che non si recupera praticamente più niente. Quindi direi che è giunto il momento di costruirmi la mia sedia da ufficio personalizzata. Prossimo passo, rimuovere tutte le parti della seduta e dello schienale vecchio, così da farci un po' via libera per capire come proseguire. Ora, prima di continuare nella customizzazione, abbiamo un problema da risolvere. Praticamente la struttura della sedia, che è composta da vari strati di legno curvati e incollati tra di loro, faceva sì che anche lo schienale fosse flessibile e anche con un bel design. Però, come possiamo vedere, c'è un problema. A furia di appoggiarsi, la parte piegata si è andata a scollare e quindi a separarsi. Ora pensavo di andare a riparare il danno facendo un foro passante, mettendo una vite con un dado e due rondelle al centro delle due parti indebolite, in modo da cercare di ovviare a questo problema. Come si può vedere, ho separato le due parti che stavano insieme mediante quattro viti poste al di sotto della struttura, così da poterci lavorare meglio. Quindi ho recuperato un paio di viti con il dado e rondella da una parte e rondella dall'altra. Ora vado a forare e poi vado a vitare sperando di ottenere l'effetto desiderato. Quindi bullone, rondella, altra rondella e dado. Così, teoricamente, una volta che si serra il tutto, questa parte dovrebbe andare a compattarsi e non dovrebbe più avere quel problema che aveva. Ora ho recuperato questo poggiapiedi barra sgabello, presumo dell'IKEA, e vado a smontargli questa parte. Ora l'idea sarebbe di riutilizzare questa parte come schienale. Come vediamo, qui era tutto graffettato, però poi la struttura ha preso acqua, quindi il legno si è gonfiato e è successo un bel danno. Quindi adesso si rimuove facilmente e l'idea sarebbe appunto di staccarlo da qui e utilizzarlo come schienale sulla sedia. E più o meno è lo stesso materiale che era stato utilizzato prima. In pratica, ora abbiamo la nostra struttura, che anche se magari visivamente non si capisce molto, che è molto più rinforzata, vi posso garantire che facendo leva resiste molto meglio rispetto a prima e non scricchiola più come faceva in quel modo inquietante. Qui ovviamente abbiamo questa che è la parte recuperata dal poggiapiedi, che poi ovviamente verrà opportunamente
pulita e lavata. Ora gli ho dato solo un'aspirata grossolana. Più o meno così sarà come andrà posizionato. Ora il prossimo passaggio è, oltre a fissare lo schienale, è quello di creare la seduta della nostra sedia, che poi diventerà una sedia girevole, quindi andranno poi anche eliminate queste parti. Ovviamente potrei ricreare io la seduta, oppure potrei riciclare quella della sedia donatrice delle ruote, e quindi perché no fargli donare anche la seduta. L'unica cosa è che è un po' troppo larga, ma questo penso che di riuscire ad ovviare tagliando le due parti laterali. Oltretutto, riutilizzando questa, avremo già anche le predisposizioni per riavvitare la base al suo posto con i dadi già incassati dalla parte in legno. Quindi, visto che già ce l'ho, prima di fabbricarmene un'altra, voglio provare a vedere se riesco a recuperare questa. Quindi piano piano mi sto rimuovendo tutte le graffe che bloccano la copertura della vecchia seduta, in modo da poter liberare, come su questo lato, la parte in legno e la gomma piuma che c'è all'interno, e poter tagliare la parte in eccesso. Dopodiché me la posiziono e con una matita vado a segnare al di sotto dove dovrò andare a tagliare. Ora che ho i segni, mi armo di seghetto alternativo ed elimino la parte in eccesso. Tagliamo le parti di gambe in eccesso. Onde evitare di pentirmene poi dopo, ho deciso di aggiungere un pezzo di gomma piuma tagliato su misura esattamente qui dove dovrebbe andare più o meno ad appoggiarsi il collo, per rendere il tutto un po' più confortevole. Quindi adesso metto un po' di colla cianoacrilica giusto per bloccarlo, e poi andrà comunque coperto dalle bande nere. Ho aggiunto anche un paio di nastri, e poi comunque la gomma piuma verrà tenuta ferma dalla copertura. Magari aggiungerò anche un altro paio di nastri qui per essere sicuro che non si muova. Stiamo togliendo le vecchie graffette perché poi le andremo a inchiodare. Ora vado a tagliare su misura un pezzo di gomma piuma da integrare a quella già esistente, perché secondo me è un po' scarsa e poi starei scomodo. Quindi taglio su misura un altro pezzo da questa che ho recuperato. Poi qui abbiamo un telo che andrà a coprire il tutto. Ora vado a bloccare i due listelli che ho fatto su misura per far sì di riuscire a posizionare correttamente la seduta. Quindi prima vado a perforarli in modo che non si spacchi né la struttura esistente né il listello che ho costruito. Allora mettiamo due viti di sul davanti nella seduta. Adesso andiamo a mettere la seconda imbottitura, poi la copertura, e andiamo a graffettarla in modo da chiudere bene il tutto, e poi andremo a metterla sul posto. Ok, abbiamo fissato con qualche chiodino la copertura dell'imbottitura, ora andiamo a tagliare il tessuto in eccesso e poi lo andiamo a posizionare al suo posto. Con qualcuno dei chiodini riciclati vado a bloccare il tessuto nella parte sottostante in modo che stia ben fermo. Ora vado a far combaciare i listelli da me costruiti e andrò ad avvitarli insieme alla struttura preesistente. Così facendo il cuscino si inserirà perfettamente e resterà nella giusta posizione. Ora finiamo di avvitare le viti in eccesso. Chi sarebbero questi quattro? Vedete? 1, 2, 3. E 4, esattamente. No! No!
Ma potevi tenerla! No, che casca in casino! Ma porca la miseriaccia, Sus! Ora, rimontiamo la piantana con le ruote, esattamente al posto di prima, con i suoi distanziali. La parte posteriore, come possiamo vedere, è stata tutta fissata e sul davanti ho inglobato questa sorta di striscia in gomma piuma che funge da cuscinetto per appoggiare il collo. Ora do una bella levigatina di fino alle parti che ho tagliato. Dato che esteticamente a me piace molto, però a livello di comodità purtroppo non sono più un ragazzino nemmeno io, e passando qualche ora al computer ho bisogno di un po' di comfort in più, ho deciso di provare a inserire un poggiatesta, nella fattispecie un poggiatesta per auto. Ora andrò a forare in corrispondenza dopo aver accorciato un pochino però le due barre che si infilano generalmente nel sedile dell'auto. Vado a praticare i due fori. Così il poggiatesta si va a infilare e tra l'altro è anche regolabile in altezza. Ok, direi che siamo giunti al momento della finitura. Andrò a dare una passata di carta vetrata fine per irruvidire la finitura esistente, anche se comunque ancora in buono stato. Ovviamente nei punti dove sono andato a tagliare e dove magari è graffiato insisterò un pochino di più e poi andremo a rifinire il tutto con questa vernice trasparente satinata della Veleca all'acqua in odore, che è particolarmente indicata per trattare i mobili e per preservarne il loro aspetto naturale. Così andremo a rendere omogenea un po' tutta quanta la parte in legno della segna, la proteggeremo ma non andremo ad alterare quello che sono appunto le sue venature e sfumature originali. Ovviamente come sempre possiamo darla a pennello, possiamo darla con uno straccetto oppure con una spugnetta, con un rullino, quello dipende un po' da come siamo più comodi. Essendo all'acqua possiamo andare tranquillamente anche con un pennello, poi lo risciacquiamo e siamo già a posto. Prima che me lo chiediate, i segni di dove il legno era più invecchiato perché non era coperto dalla seduta, ho voluto lasciarlo di proposito perché a me piace comunque salvaguardare la storia di quello che, su cui vado a mettere mano, quindi mi piace che quello che erano in passato un minimo si veda. Sono strano, ma sono fatto così. Bene ragazzi, anche questo video finisce qui. Io sono molto soddisfatto di come è venuta questa sedia. L'unica cosa, probabilmente andrò ad aggiungere un cuscino foderato che vada a creare un po' di imbottitura in più sullo schienale, perché passandoci un po' di ore al giorno sicuramente è importante che sia molto comodo. Dal punto di vista estetico mi piace tantissimo, sono contento di come è venuta e soprattutto sono contento del fatto che è stata realizzata a costo completamente zero con solo componenti di riciclo, quindi ho fatto bene all'ambiente e non ho speso neanche un euro. Un particolare ringraziamento alla Veleca che ha dato il suo contributo per la realizzazione di questo progetto. Come sempre, se volete avere qualche informazione in più sui prodotti Veleca che utilizzo, trovate il link in descrizione per il sito e anche per l'acquisto del prodotto che ho utilizzato in questo video per trattare questa sedia. Credetemi, i prodotti sono veramente buoni, quindi se avete questa passione per il legno vale la pena prenderli in considerazione. Detto ciò, a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.